Perfetto, il reddito lo vogliamo, ma se lo volete, e voglio proprio vedere se lo volete davvero, votate favorevolmente a questo emendamento. È importante, questo combatte le mafie, evita le clientele e restituisce la libertà ai cittadini. Grazie. Grazie. Onorevole Pellegrino, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Reduce dalla COP21 di Parigi, l'Italia ha sottoscritto un accordo che dice chiaro, noi dobbiamo andare in una direzione. Ma questa direzione però il governo non la sta prendendo, perché vi dico subito, 14,7 miliardi di euro ogni anno in Italia per incentivare le fonti fossili. Io penso che la copertura ci possa essere a questo punto per poter invece incentivare chi ha davvero bisogno, perché io temo che i signori delle fossili, se non avessero questi sussidi, sarebbero dei clochard, con tutto il rispetto per i clochard. Grazie. A titolo personale, deputato Palazzotto, prego. Grazie Presidente. Solo per sottolineare che ci sono diversi disegni di legge che giacciono in questo Parlamento per il reddito di cittadinanza. Uno dei primi atti che io ho sottoscritto insieme al mio gruppo appena entrato in questo Parlamento era la legge sul reddito di cittadinanza. Altre ne sono state depositate anche da colleghi della maggioranza. Questa è una proposta oggettiva che oggi si può applicare. Il reddito di cittadinanza è oggi uno strumento di civiltà davanti all'imbarbarimento della nostra società. Adesso scegliete pure la formula che preferite, ma è uno strumento indifferibile. Ci troviamo in una condizione in cui il contrasto alla povertà deve diventare una delle priorità della politica e mi sembra che da questo punto di vista le ricette di questo governo non si pongano il tema della povertà o troppo spesso si pongono il problema dei ricchi e mai quello dei poveri. Ed è un tema che riguarda anche una generazione, la mia, e concludo Presidente dicendo che c'è una generazione che ha conosciuto la barbarie della precarietà, a cui avete spiegato che era invece la flessibilità. Grazie, onorevole Palazzotto. Senza questo reddito rimarrà ricattabile a vita. Grazie. Grazie, onorevole Petraroli, a titolo personale. Sì, grazie Presidente. L'Unione Europea in più occasioni ha ribadito la necessità di questa forma di tutela e soprattutto di integrazione sociale. La prima volta è stata nel 92 con l'atto 441 dal Consiglio europeo, che ha raccomandato agli Stati membri a riconoscere il diritto basilare di ogni persona di disporre di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso. Stesso concetto poi ribadito il 17 dicembre del 99 sempre dal Consiglio europeo. Poi il 3